Hey, True, bet that up for the track. We gon' take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Allora, che si fa quest'oggi, signori? Intanto quest'oggi dobbiamo andare a lavorare come tutti i giorni. Mi piacerebbe uscire alle 5, perché poi teoricamente questa sera dovremmo vederci con l'Albe, perché sono arrivati ancora un'altra tranche di pezzi del Suzuki, dopo i quali teoricamente non ne serviranno altri. E quindi forse questa settimana ritiriamo un Suzuki. Sono molto 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 emozionato, anche perché non tocco il mio Suzukino dal 23 maggio. Sempre a bordo del 350Z, sono le 6 di sera praticamente. Sarei dovuto essere a casa già da un po', ma come vedete qui l'Albe ci ha paccati, quindi scambierò il giorno in cui di solito sto con Giorgia con il giorno in cui lavoro. Quindi oggi sto con Giorgia, mentre domani andremo dall'Albe e finiremo il video. Tra l'altro stasera, siccome le ho fatto questo scambio improvviso, le ho promesso che andiamo dai giapponesi a mangiare. E sapete Lucas 98 cosa mangia dai giapponesi? Ve lo dirà Giorgia nella prossima clip. E allora che se magna dai cinesi? Pesce? Sì? No, io pesce. Non te. No, pesce. Ah, certo, pesce e pollo teriyaki? Pesce teriyaki? Che bello, signori, è mercoledì sera, sto per andare dall'Albe, sono incastratissimo. Questi pacchi arrivano da Insta360, che vedendo l'andazzo di Lucas98 con la concorrenza ha detto: beh, ciao, se vuoi il mio prodotto è il top di gamma, vuoi provarlo? Che fai, te ne privi? Non la provi? Mi hanno spedito due camere, noi vediamo di provarne almeno una in questo video, ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito all'unboxing che vi faccio vedere cosa c'è dentro. Io ho le dita sfondate, come faccio a aprire questi pacchi così duri? Motorcycle mount, questo ci guardiamo dopo. Ah, cazzo, c'è dentro anche l'SD? Non lo sapevo. Insta360 1X2, quello che a Bergamo chiamiamo bastù dei selfie. Tana, ma se questa qua è piccola, oh. Insta360 Go2, questa qua è molto particolare. Oh, mi cade. Cazzo, se è solida, oh. Panno per pulirla, bello, custodietta per portarsela in giro. Se voi andate in giro guardandovi dallo schermino, vi vedete con la testa in un riquadrino tondo che fa troppo ridere. Stasera, signori, vi mostro come usare il bastone. Si è aggiornata l'Insta. Dicevo che oggi vi faccio vedere com'è possibile utilizzare il bastone dell'Insta 360, che sembra una roba tipo di titanio. Sono appena tornato a casa, ho tutte le clip che avevo registrato all'Albe da sistemare e a dire il vero ci sarebbero ancora, penso, 2 orette di lavoro sul video che devo uscire domani alle 18. Sapendo che dovrò lavorare, mi sono già bevuto una Red Bull e mi sono mangiato anche un mezzo toast, non tostato. E quindi adesso devo andare a lavorare. No, dai, faccio puttanaio. Che vita di merda. Buongiorno, sono le 8:18. Allora, ieri sera abbiamo fatto le 3. Avevo impostato la sveglia alle 6, così avrei finito i lavori e mi sarei anche fatto una doccia. Ma siccome non ho capito grazie a quale Dio la sveglia alle 6 non mi abbia svegliato, mi sono alzata alle 7 in fretta e furia, ho fatto quello che dovevo fare, ma la doccia non l'ho fatta, mi sono solo lavato i capelli. Sono le 8:20, a quest'ora sarei dovuto essere praticamente davanti alla ditta, ma sono appena uscito di casa. Oltretutto c'è traffico, ma solo dalla mia corsia. Mamma, sei una... Pur di non farti passare, oh! Mamma mia! Adesso la passo, sì, guarda qua. Sta cogliona di merda. Per non dare un cazzo di posto, Cogliona, ed è rimasta dietro. Godo! Stamattina siamo infognatissimi. Mamma mia, signori! È quasi finita una settimana impegnatissima per me. È giovedì sera e come ogni giovedì sera io mi godo la serata, teoricamente se non ho altri impegni particolari per YouTube, a giocare un po' al computer e a rilassarmi. Poi mi incazzo al computer e non mi rilasso, ma questo è un altro conto. Quindi adesso mi faccio 2 belle orette full relax. Mm.
Abbiamo appena letto insieme, analizzato insieme al mio fisioterapista, la risonanza magnetica che abbiamo fatto al mio ginocchio. Da quando c'è stato l'incidente, spesso ho fatica a distendere il ginocchio, mi fa davvero male. Inverosimili esiti di trauma da cassetto anteriore, si segnala edema della spongiosa del profilo posteromediale del piatto tibiale, con associata lesione di basso grado del legamento crociato anteriore. Ai gradi di flessione dell'esame, la rotula si presenta in lieve atteggiamento di tilt esterno. Non è una bella notizia. Comunque sto facendo queste riprese con la Insta360, tra l'altro a 20 cm da me, semplicemente con lo stick. Allora. Lo senti questo? No, mi puzza il culo, non è aria di weekend. Vedete qui? Mi è arrivato un pacco dalla Rurok. Sono le 5:20. Ci vediamo dopo, sperando che nel baule ci stia il pacco che devo andare a prendere. Ok. Non ci avrei scommesso un euro, non pensavo che ci sarebbe stato. E invece... Torniamo subito a casa. Mi unboxo da solo, sto io sul banchettino. Quest'oggi unboxiamo Lucas 98. Olè! Ah, cazzo, è magnetico? Trafigo, raga. Raga, questa è troppo una novità. Devo prima smanettarci un po', imparare a usarla e poi vi farò vedere come utilizzare al meglio sta figata qua. E invece poi... Ah! Yuppie, pinlock! Mamma mia, signori, discutiamone. Porca troia! Signori, assurdo. Guardate che roba. Sembra di essere scesi dagli inferi, oh. Qua invece ci sono gli Shockwave di seconda generazione. Bello il packaging. Lo proveremo, però in un prossimo video. E ultimo pacco di oggi. Ah! Belli, dai! Guanti nuovi. Ta-da! La vedrete meglio, però. Posso girarmi? Sì! Minchia, che cornuta! No, zio! Ma è bellissima! Oh, bastardo! Ma perché mi insultate tutti, scusa? Non ho capito. Ti odio! Sei il terzo quarto che mi insulta! 3, 2, 1, via! Lo sapevo! Oh. Io lo sapevo! Lo sapevo! Sei un animale, un animale! Buongiorno signori, è domenica, stiamo partendo, abbiamo già speso da domenica scorsa circa 150 euro di benzina, indicativamente. Dimmi che sono un coglione senza dirmi che sono un coglione. C'è l'unico dove c'è la colonna, l'hai preso tu. Sì, l'ho fatto apposta, l'ho detto, perché così nessuno mi veniva dietro. Poi mettersi un pochino più avanti, ma anche abbastanza vicino, così, e fare... Opla! Buonasera signori, dico buonasera perché è passato fondamentalmente tutto il giorno, non abbiamo registrato se non quando siamo andati a mangiare, perché tanto non c'era un granché da vedere, non abbiamo fatto grandi cose, c'era anche brutto tempo. Siamo qui nella nostra stanza con questa luce un po' tenebrosa. Adesso direi che è il caso di fare un gran room tour. Questa qui è l'entrata, qui c'è un... armadio con una sola anta, quindi potrei dire una scelta discutibile. Questo qui sarebbe il bagno. Oh, porco disco. Questo sarebbe il bagno. Doccia gigantesca, nera, bellissima, mi piace un botto. Il cesso sembra di plastica, ma l'ho già testato, vada Dio. Giorgia ha già chittato tutta la zona bagno. Questa qui è la zona living, notte, tutto quello che ci avete voglia. Poi qui, a dire il vero, avremo anche un vista mare. C'è giusto un minimo di vento ed è letteralmente mosso. E lì c'è il Nissan. Quindi domani sono il più bravo di tutti. Certo. E tu mi fai il tifo. Certo. Questa, signori, è la nuova tuta. Bella, no? Bella. Bella. Siccome si poteva fare personalizzata, mi hanno chiesto: metti qualcosa sulla tuta che ti contraddistingue. Ovviamente noi ci abbiamo messo le BL. Guarda qua, Lucas 98, eh.
Lasciamo stare le saponette che sono di colore diverso rispetto al colore della pelle, ma questo è un dettaglio puramente tecnico, perché noi le saponette le consumiamo così. Come noi siamo dei piloti, vi ho messo anche i nostri sponsor, che sono davvero pochi, ma questo non importa. Adesso entriamo a dare il gas e proviamo la nostra Insta360. Contestualizziamo il video. È ottobre, ci sono 10 gradi e c'è umido. È la prima volta che salgo su una super sportiva dopo l'incidente e l'ultima cosa che volevo fare era rischiare. Quindi, come vedete, non andavo forte. Dopo essermi abbondantemente depresso nel primo giro, dato che stavo facendo cagare, mi trovo ad affrontare curva 3 ed inizio a frenare, quando ad un tratto l'anteriore si blocca per un decimo di secondo, ma che per me, non essendo mai successo, è sembrato un'eternità. Capisco che dal video non sfida molto, ma fidatevi, se non fossi stato così tanto pronto, mi sarei spiaccicato per terra. Questo imprevisto, capitato nel momento in cui io mi sentivo più che al sicuro andando piano, mi ha buttato giù completamente e per la prima volta nella mia vita ho pianto dentro il casco. Sinceramente non so cosa dire, non pensavo che sarebbe andata così. Voi non ci crederete, ma dopo questo turno ho pianto nel casco. Ho pianto perché fino al 23 maggio 2021 ero un ragazzo spensierato, ero un ragazzo a cui piaceva l'adrenalina, a cui piaceva correre in pista, gli piaceva andare fortissimo, cercare il limite. Oggi, ragazzi, sento di aver perso tantissimo, che non andassi così tanto male in moto dal giorno in cui ho preso la Z800. È amareggiante, è deprimente, è deludente. Non so come poter spiegare una cosa del genere. Amo la moto, amo la velocità e l'adrenalina. Credevo che entrando in pista quest'oggi avrei potuto sfogarmi finalmente tutto quello che in strada non riuscivo a fare. Invece non è andata così. Ma col supporto morale di WG e dell'istruttore sono riuscito a non abbattermi e dopo un paio di dritte sono tornato in pista per concludere la giornata. Tralasciando i miei scarsi risultati in moto, le clip che state vedendo sono state registrate con l'Insta360 One X2, con la quale mi sono trovato davvero bene. Partendo dai pro, questa fotocamera non si impalla, parola di Lucas, l'abbiamo stressata bene. Tra l'altro mi ero portato la controparte, la quale vi farei vedere i video, ma si è impallata in tutti i turni. L'Insta360 One X2 fa quello che deve senza avere alcun genere di bug, anche stando molto vicino alla moto offre riprese come se fosse super lontana, ha la possibilità di far sparire automaticamente il supporto che la regge, ma io nel video l'ho messa storta, quindi non fate come me. Altro punto fondamentale, il software per editare le clip è davvero intuitivo. Ultimo pro, c'è una funzione nel software di editing che tracca ciò che voi volete e lo inquadra per tutta la durata del video per quanto volete, facendovi risparmiare tantissimo tantissimo tempo. I contro sono che avrei preferito avere lo schermino un po' più grande, e il secondo che mi è venuto in mente è che non esistono in commercio dei windshield, quindi magari degli accessori di spugna che fanno in modo che la fotocamera possa registrare l'audio anche ad alta velocità senza sentire il vento. In questo caso, senza il windshield, dopo i 100 all'ora, se la moto non è molto rumorosa, purtroppo il vento si sente molto. Per il resto è una favola. In descrizione trovate il link per andare anche solo a curiosare sul loro shop e, perché no, comprarne uno che funziona da Dio. Signori, questo video è finito. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate ed iscrivetevi al mio canale. E noi ci vediamo al prossimo video.